la cosiddetta tomba di Agrippina, che poi nella realtà è un Odeon, è un piccolo teatro, che faceva parte di un'enorme villa marittima che dall'alto della collina di Bagoli digradava fin giù verso il mare. In prossimità del mare il proprietario di questa villa, di cui purtroppo noi non ne conosciamo il nome, pensò bene di edificare un piccolo teatro in cui poter fare dei giochi, ospitarci i suoi amici più cari, e questo poi di fronte al mare e soprattutto di fronte ad un caleidoscopico scenario che è mostrato dal Golfo di Pozzuoli e dal prolungamento della costiera amalfitana. È un bene chiuso sostanzialmente perché da qualche tempo questo impianto, che soffre di evidentemente di problemi statici, insomma, è stato per ragioni di sicurezza chiuso dalla sovrintendenza. Questo è il sacello degli Augustali, ci troviamo a Miseno, l'antica città di Misenum. Questa c'è la parte appunto della gloriosa glorioso stazionamento dove si ritrovava anche la flotta imperiale di Miseno, che era la flotta romana più importante dalla Repubblica Romana, l'impero, dall'imperatore Augusto, decantata da numerosi autori latini, oggi è lasciata nel degrado più profondo. La comunità europea si è interessata di questo sito, investendo centinaia di migliaia di euro con i Port Campagna 2000-2006 per creare un percorso pedonale con staccionata all'interno del sito e per installare delle pompe idrovore che dovrebbero permettere la fuoriuscita dell'acqua che entra all'interno del sito. Purtroppo le pompe sono state installate, ma la sovrintendenza, chi per essa, non ha pagato per più volte la bolletta della corrente, e quindi di conseguenza le pompe idrovore non sono funzionanti e l'acqua non viene in alcun modo portata fuori. Ciò significa che da almeno 3, 4, 5 anni l'acqua ristagna all'interno di questo sito. Qui il sito sta franando sia per le infiltrazioni d'acqua, ma in sostanza generale soprattutto per il degrado. Non c'è manutenzione ordinaria, non c'è manutenzione straordinaria. Vergogna, giustamente, una vergogna, perché sta chiusa da tanti anni e non si prendono provvedimenti. Queste sono le famose 100 camerelle, un insieme di camerette che, stando alla tradizione antiquaria neapolitana, fu definita anche prigione di Nerone. In realtà sono quattro cisterne sovrapposte, ma non in asse fra loro. Il primo livello è di età augustea, mentre gli altri tre sono di età repubblicana. Le 100 camerelle, come tanti altri siti dei Campi Flegrei e di Bagoli in particolare, furono meta del famoso Grand Tour. Si dice, stando a quello che sappiamo, che ha dei problemi statici e che addirittura in alcune aree di questo impianto si siano staccati degli intonaci, quindi per, diciamo, la pubblica incolumità si pensò già circa 10 anni fa di chiudere questo impianto. Stiamo in attesa che i soldi, che i 400.000 euro che sono stati stanziati per il ripristino di questo impianto vengano al più presto messi sul tavolo e per far sì che i lavori possano iniziare. Non è stato così, ho 10 anni, 15 anni. Questo è il Colombario di Miliscola, facente parte sempre dell'antica città di Misenum, Militum Scuola, scuola militare, ed è un complesso di strutture funerarie che partono da qui e arrivano sino poi a Cappella Vecchia, dove è presente anche una necropoli. Qui la sera è un parcheggio abusivo di autovetture che sostano qui. Abbiamo visto già numerosi intonaci che sono caduti o sono fratturati. L'intera struttura è anche fratturata e cade a pezzi. Un turista che viene da noi non sa
quali siti visitare, in che condizioni sono, in che, quali giorni sono aperti, come si raggiungono, con quale mezzo pubblico, e tutto questo naturalmente va a danno dell'economia del paese. Parlare di turismo significa strutture, infrastrutture e servizi, quindi battagliare su queste cose affinché, diciamo, quest'area venga dotata di posti letto in più, cosa che oggi non ci sono. Ci sono studi che dicono che investire in cultura porterebbero una stima di 250% del PIL in più. Finora i beni culturali si sono ricevuti, si sono distribuiti soldi a pioggia senza criteri, cioè non esistono criteri di assegnazione, ma ci sono un tot di organizzazioni, un tot di siti che ricevono i soldi, poi decurtati o meno in funzione delle risorse disponibili. Vanno inseriti dei criteri per assegnare le risorse.